Ivy e Sis si incontrano, è una sessione che va appunto a continuare un dialogo che era già stato instaurato in occasione dello scorso aprile, in occasione di una tavola rotonda che appunto si era tenuta online, che aveva preceduto l'assemblea dei soci. Quindi diciamo nella direzione di questa continuità, questa sessione appunto va verso una maggiore collaborazione, va a rafforzare la collaborazione che si era già instaurata tra l'Associazione Italiana di Valutazione e la Società Italiana di Statistica. Questa sessione ovviamente è una sessione in cui cercheremo di parlare dei metodi statistici per la valutazione delle politiche, la valutazione dei programmi comunitari. Abbiamo con noi appunto Corrado Crocetta, che è presidente della SIS, professore di statistica presso l'Università di Foggia, e abbiamo il professor Gallo, che è professore di statistica presso l'Università Napoli l'Orientale. Inoltre, dalla parte IV, Associazione Italiana di Valutazione, ci saremo Fabrizio Tenna, Centrale Valutativa e tra i coordinatori del gruppo tematico Valutazione delle Politiche dei Programmi Europei, e ci sarò io che, diciamo, guido un po' gli interventi e interverrò io stesso. Abbiamo previsto una sorta di percorso che partirà appunto con Corrado Crocetta, che ci parlerà della qualità dei dati e dell'affidabilità dei dati. Poi ci sarò io che ripercorrerò sulla maniera molto semplificata e parziale cosa prevedono i regolamenti comunitari per la politica di coesione e le linee guida della Commissione europea per individuare appunto se e quali indicazioni ci sono sui metodi e sui metodi quantitativi per condurre la valutazione, e diciamo che sarà anche un pretesto per discutere di quelli che sono i problemi che magari si incontrano quando realizziamo la valutazione dei programmi comunitari. Fabrizio Tenna ci racconterà qual è il ruolo della statistica nella valutazione dei programmi di sviluppo rurale, e Michele Gallo concluderà, diciamo, con un affondo sui metodi statistici per la valutazione, su alcuni metodi statistici per la valutazione. Quindi darei subito la parola a Corrado e niente, quindi ascoltiamo il suo intervento. Grazie. Grazie Nicola, è sempre un piacere poter essere presenti a questo evento. Prima che iniziasse la registrazione nel fuori onda si parlava di come questa da quasi un anno ormai abbiamo avviato una collaborazione molto interessante fra la Società Italiana di Statistica, che ho l'onore di presiedere, e appunto la Società Italiana di Valutazione, l'Associazione Italiana di Valutazione. Questa collaborazione nasce, di cui questo incontro è uno dei tanti, diciamo, momenti di condivisione, nasce proprio dalla consapevolezza e dalla considerazione che per la statistica è uno dei tanti strumenti importanti che gli esperti di valutazione possono utilizzare, e dalla consapevolezza che una collaborazione ci rende sempre più forti e ci dà la possibilità di ampliare anche la nostra sfera di azione. Due parole per dire cos'è la Società Italiana di Statistica: è una società scientifica fondata nel 1939, che raggruppa più di 900 statistici e demografi, accademici e non, e quindi la classica società scientifica, che di fatto ha fra i suoi obiettivi quelli della promozione della cultura statistica e ovviamente anche la promozione dell'attività di ricerca. Per cui oggi parleremo di questo argomento estremamente interessante, e vedete già dal titolo del mio intervento
Vediamo un po' rapidamente quali sono le valutazioni d'impatto, vediamo anche alcuni esempi in cui con una maggiore attenzione alla valutazione d'impatto si chiederanno di utilizzare degli strumenti, delle tecniche estremamente importanti, ma il tema su cui io metterò molto l'accento durante il mio intervento è che condicio qua non per poter fare la valutazione d'impatto delle politiche è quello di disporre di dati di qualità. E infatti io mi soffermerò anche su questo concetto dei dati di qualità. Infatti, questa è un po' la struttura dell'intervento in cui parlerò della valutazione d'impatto. Andremo a vedere come per farla bisogna tener conto del tema anche della sostenibilità. E applicare la teoria dei sistemi complessi perché dobbiamo tener conto di tutte le possibili connessioni di questo ecosistema, ma alla base di questi lavori così raffinati c'è l'esigenza appunto di disporre di dati di qualità. Andremo a vedere appunto come i recenti progetti che vedranno arrivare in Italia delle risorse importanti messe a disposizione dall'Unione Europea sono progetti importanti per la ripartenza, ma nella progettazione è chiaro che è sottoposta, questi progetti sono sottoposti a delle condizionalità importanti e quindi e fra queste vi è proprio la esigenza di rendicontare e di valutare qual è l'impatto che le politiche messe in atto da questi progetti per la ripartenza avranno poi sulla società, tenendo conto di alcuni vincoli che poi sono quelli dell'Agenda 2030. E andremo a vedere come in realtà abbiamo un frame di indicatori che può essere utilmente usato, anche se vi sono delle cautele in questa mia affermazione, perché la situazione non è così rosea come vorremmo, vi sono dei vincoli per poter poi utilizzare questi strumenti, questi indicatori, per poter monitorare questi piani di cui ormai sentiamo continuamente parlare e sto pensando al Piano Nazionale per la ripresa e la resilienza. Ora, il tema della valutazione delle politiche pubbliche. La valutazione delle politiche pubbliche consente intanto al legislatore di adottare delle decisioni informate e consapevoli. È importante che il decisore politico sia in qualche modo informato o sappia o abbia consapevolezza di quali saranno le implicazioni delle proprie scelte e questo è fondamentale perché aiuta di molto il processo decisionale. In Italia esistono varie tecniche per l'analisi di impatto. Abbiamo l'analisi di impatto della regolamentazione. Stiamo sostanzialmente parlando di un'analisi che valuta ex ante quelli che saranno gli effetti di un provvedimento legislativo, di una nuova politica. Poi abbiamo la verifica di impatto della regolamentazione. Questa VIR è sostanzialmente l'analisi delle conseguenze ex post di una determinata politica, ma di fatto queste due analisi non possono prescindere da un'analisi tecnico-normativa. Che cosa intendiamo per l'analisi tecnico-normativa? L'analisi tecnico-normativa rientra in quelle attività del drafting law, cioè sostanzialmente della verifica, prima ancora che si arrivi a un disegno legislativo, a una proposta di legge, della verifica tecnica, ovvero verificare la compatibilità della nuova proposta con quello che è l'intero sistema giuridico italiano, andare a verificare che sia compatibile con quelli che sono i limiti e con quelle che sono le indicazioni fissate a livello di Unione Europea e andare a trovare tutte le possibili relazioni e gli impatti che questa legge può avere su altre norme già preesistenti. Ma un'altra verifica che è necessaria, importantissima per effettuare l'analisi di impatto, è la verifica della efficacia dell'azione amministrativa, perché chiaramente noi dobbiamo anche capire come funzionano le varie organizzazioni, ma
Sappiamo bene, molte delle persone coinvolte in questo tavolo sono anche in organismi di valutazione, in OIV oppure in nuclei di valutazione, dove appunto bisogna misurare le performance dell'organizzazione, le performance del personale e tutti questi aspetti sicuramente rientrano in quella che appunto possiamo indicare come analisi di impatto. E infatti, cosa misura questo impact assessment? L'impact assessment misura vari livelli, per esempio fa la valutazione dell'outcome, fa la valutazione per esempio delle differenze, quindi dell'outcome change. Possiamo essere interessati più che a misurare quello che è il livello di risultato, della variabile risultato, possiamo essere invece interessati a monitorare quali sono i gap fra due periodi, ma c'è anche una importante parte di questo impact assessment che va a misurare appunto l'effetto, l'impatto del programma e quindi sostanzialmente si preoccupa di misurare quella che è la porzione di scostamento fra due misurazioni. Per esempio, se prendiamo la misurazione del tasso di criminalità a seguito di una certa politica, noi potremmo vedere che questo tasso è aumentato di una percentuale, ma è stato per effetto di certe attività, ma quella percentuale va diminuita di una quota perché vi sono delle operazioni che vanno in senso contrario. Quindi andare a misurare l'effetto del programma è sicuramente molto importante perché di fatto si tratta di andare a scomporre le cause. È chiaro che per ottenere questa valutazione dell'effetto del programma è necessario utilizzare delle tecniche molto sofisticate di cui vi sto per parlare. Perché, come vi dicevo, la misurazione degli impatti, come sempre, deve essere fatta rispetto agli obiettivi. Qualsiasi attività di valutazione deve essere ben centrata rispetto agli obiettivi che si intendono raggiungere. Molto spesso, quando ci si chiede e si chiede di fare una valutazione di impatto, questa valutazione di impatto è fatta solo sulla base di obiettivi economici quantificabili, cioè basata soltanto su indicatori di tipo oggettivo. Da anni in realtà abbiamo capito però che questo ricorso a indicatori di tipo economico o anche allargando un po' lo zoom a indicatori di tipo oggettivo è sicuramente abbastanza pericoloso perché non tiene conto di tante variabili latenti che poi influenzano tantissimo gli effetti di quelle politiche, perché in realtà la nostra percezione sulla correttezza o meno di certe attività, di certe politiche, ha una fortissima componente soggettiva che chi fa valutazione di impatto non può sottacere. E infatti, per analizzare fenomeni così complessi, noi dobbiamo necessariamente utilizzare un approccio sistemico basato sulla complessità. Giusto per intenderci, ormai queste sono tecniche molto affermate negli anni, stiamo parlando appunto della teoria della complessità che in qualche modo viene declinata come teoria del caos e quindi possiamo dire che grazie alla teoria del caos noi sappiamo che due sistemi sottoposti a condizioni iniziali, a piccole variazioni nelle condizioni iniziali, possono avere poi risultati, possono portare a risultati molto diversi. L'esempio classico che si fa per la teoria del caos è quello di dire che un battito di ali a New York poi determina uno tsunami, in Giappone. Quindi, ritengo che abbiamo dedicato al tema dell'approccio basato sulla complessità, abbiamo dedicato un webinar fatto con Filomena Maggina, appunto su come la sostenibilità debba essere coniugata con queste tecniche di analisi della complessità e qui nello schema che vi faccio vedere ne abbiamo un piccolissimo esempio, ovvero per cogliere tutti gli effetti che si possono misurare, che vanno misurati per una nuova politica volta a favorire l'utilizzo dell'energia solare, vediamo qui a sinistra la freccia, vediamo che questa nuova politica va a mettere in campo
tutta una serie di capitali che vanno dal capitale naturale al capitale umano, al capitale sociale, al capitale economico. Queste forme di capitale, quindi queste forme di risorse che noi stiamo inserendo nel sistema, ovviamente impattano su quello che è il processo produttivo. Ma come vedete qui, il PIL, cioè la misurazione della produzione economica di beni e servizi, è solo uno dei tanti aspetti che noi dobbiamo prendere in considerazione, perché l'approccio basato sulla complessità mi consente di tenere in contemporanea conto anche dei servizi sociosistemici, cioè mi consente di monitorare tutto l'ecosistema, mi consente di misurare quello che è il benessere individuale della collettività, per cui diciamo è uno strumento particolarmente raffinato e particolarmente utile per cogliere tutti gli aspetti, perché sappiamo che un'economia basata esclusivamente sul PIL e torna a dire su indicatori di tipo oggettivo, finisce con arrivare a degli estremi che ora stiamo pagando con la nostra politica economica, ovvero noi continuiamo a promuovere la crescita, continuiamo a produrre auto, continuiamo a produrre auto perché produrre auto significa aumentare la ricchezza del paese, ma spesso ci dimentichiamo che produrre queste auto, quando il mercato non te le richiede più, stai solo creando dei magazzini, stai solo riempiendo i magazzini. È un po' quello che è successo in questi mesi, in questi giorni in Cina, quando continuando ad inseguire questa crescita economica, continuiamo a produrre edifici, continuiamo a consumare suolo, a utilizzare cemento per costruire nuove strutture, ma poi alla fine non ci rendiamo conto che il mercato non è più in grado di assorbire questo eccesso di offerta da parte di questi servizi. Ebbene, se usiamo solo indicatori di tipo economico, noi rischiamo di non cogliere questi cambiamenti, di non cogliere questi aspetti importanti. Quindi, però, per poter cogliere e per poter alimentare, diciamo, analisi così complicate come quelle che vi ho fatto vedere, che tengono conto del funzionamento dell'intero ecosistema, noi dobbiamo poter disporre di dati di qualità, ma dobbiamo disporre di dati tempestivi, perché il vero problema che noi ci troveremo ad affrontare, e qui guardiamo l'ultimo documento di economia e finanza, o prendiamo l'ultimo rapporto sugli SDGs presentato il 9 agosto dall'Istat. Ebbene, i dati più freschi che sono stati appena prodotti dall'Istituto Nazionale di Statistica, proprio per monitorare le politiche, per monitorare questi sistemi di investimento, in pochissimi casi si riferiscono al 2020, in moltissimi casi invece abbiamo dati che risalgono al 2018. E in un sistema dove la pandemia ha in qualche modo sconvolto quello che era la normalità del nostro sistema economico, del nostro sistema produttivo, ma anche degli stili di vita, capite bene che andare a utilizzare dati che risalgono al 2018 sembra quasi di andare a utilizzare dati del secolo scorso, che difficilmente saranno in grado di fornirci informazioni e di valutare concretamente gli impatti attuali. Ovviamente poi i dati devono essere anche efficaci, ma soprattutto accessibili, perché molto spesso riuscire ad ottenere i dati che ci servono con il livello di granularità richiesto è un lavoro molto molto difficile. Vi è un codice di regolamentazione molto molto preciso che ci dice quali sono le regole che si devono seguire, quali sono gli standard, ma per capire quanto sia importante avere dei dati di qualità, la prima cosa che bisogna fare è capire come questi dati vengono proposti. Io pochi giorni fa a Treviso ero a cena con uno dei relatori di questa tavola rotonda, il collega Michele Gallo, con uno dei responsabili centrali della produzione del dato in Istat, che continuava a ripetermi: guarda che tu chiedi tempestività nella produzione di dati, ma il processo produttivo che qui ho schematizzato in questa slide è un processo molto lungo e quindi, per quanto uno possa essere efficiente, ci sono tutta una serie di step
di tipo amministrativo, ma anche di tipo proprio organizzativo e funzionale, per cui la produzione del dato deve seguire tutte queste fasi che qui vediamo, e quindi dal momento della raccolta dei fabbisogni al momento del rilascio interno dei dati bisogna attendere, bisogna avere pazienza. Ma poi c'è un elemento che mi interessa particolarmente, che è diciamo, è trasversale rispetto all'intero processo produttivo, che è la valutazione appunto della qualità di questi dati. E qui abbiamo i diversi processi, i macroprocessi, scusate, sono stato un po' troppo veloce. Questi sono i macroprocessi che l'Istituto Nazionale di Statistica deve seguire per l'acquisizione dei dati, e quindi abbiamo la ricognizione dei fabbisogni interni, dei contenuti informativi, la identificazione delle esigenze informative. Sono tutte operazioni che richiedono sicuramente molta attenzione. Ma qual è il tema fondamentale in questo contesto istituzionale? Diciamo che i criteri di misurazione per le statistiche ufficiali, i criteri, diciamo, di desiderabilità sono quello dell'indipendenza professionale, avere il mandato per la raccolta dei dati, verificare che le risorse di cui si dispone per fare l'indagine siano adeguate rispetto alle esigenze. Bisogna essere fortemente impegnati in un processo di qualità, e quindi bisogna garantire la qualità rispettando quelli che sono i vincoli europei. È importantissimo essere compliant con quelli che sono i principi di riservatezza statistica. Nell'utilizzo, nel produrre questi dati, bisogna cercare di essere quanto più possibili obiettivi ed imparziali. Bisogna fare ricorso a metodi solidi dal punto di vista metodologico, ma anche, punto 9, ridurre quella che è la molestia statistica, perché non è che possiamo chiedere informazioni ai nostri cittadini in continuazione. Quindi anche ridurre al massimo la molestia statistica è uno degli elementi da tenere in grande considerazione, anche perché se non la si riduce, poi i cittadini reagiscono in maniera scomposta, iniziano a fornire dati non veritieri, iniziano a rifiutare le risposte, ma soprattutto c'è il rischio che forniscano dati non corretti. Ancora. Ovviamente, siccome questo processo è molto costoso, bisogna anche garantire un buon rapporto fra costi-benefici, e quindi bisogna garantire una buona efficienza rispetto ai costi. Ancora, è fondamentale la pertinenza, cioè le statistiche ufficiali devono soddisfare quelle che sono le esigenze degli utenti, ma non si può sottacere all'importanza di quella che è l'accuratezza che devono avere questi dati, anche la loro attendibilità. L'Istituto Nazionale di Statistica fa sforzi enormi per andare a verificare la congruenza fra questi dati, la loro accuratezza. Si fanno tutta una serie di controlli che, come dicevo prima, poi comportano un allungamento dei tempi prima del rilascio del dato, che il dato che deve essere sempre certificato. E qui viene uno dei punti di debolezza, secondo me, maggiori del sistema, ovvero la tempestività e la puntualità. Per quanto riguarda la puntualità, dovete sapere che in Eurostat vengono fissate delle multe molto molto salate per quei paesi che non riescono a rispettare delle scadenze, ma le scadenze che vengono messe a livello europeo sono in genere abbastanza lontane, quindi il prezzo che poi si deve pagare è che molto spesso i dati vengono pubblicati in ritardo rispetto a quelle che sono le esigenze. Ancora, poi abbiamo due altri principi importanti, che sono quello della coerenza, perché bisogna rendere quei dati comparabili nel tempo e nello spazio, e da quando siamo nel sistema europeo, diciamo governato da Eurostat, da questo punto di vista abbiamo il grande vantaggio che i criteri con cui vengono fatte le statistiche ufficiali sono criteri univoci. Vi faccio solo l'esempio invece in cui questi sistemi non erano pronti per rispettare questo tipo di dati. Se noi andiamo a vedere come i vari paesi europei
all'indomani dell'emergenza Covid hanno reagito nel conteggio di un dato molto banale che erano il numero di tamponi, vediamo che il non aver rispettato questi principi perché non c'è stato tempo ha fatto sì che le statistiche italiane con quelle francesi, con quelle tedesche non fossero confrontabili perché ognuno seguiva criteri, diciamo, autonomi e questo ha aumentato la complessità nell'analisi del fenomeno. Perché non avendo dati comparabili era difficile utilizzare, diciamo, l'esperienza di altri paesi adattandola alla propria. Sostanzialmente, purtroppo l'Italia è stata in prima linea perché forse uno dei paesi più colpiti o prima colpiti degli altri dal Covid. Se i sistemi, anche in questo caso, fossero stati più robusti, più solidi, avessero rispettato quelli che sono principi che le statistiche ufficiali di solito rispettano, avremmo avuto meno problemi e meno polemiche anche su questi calcoli. E infine parliamo di accessibilità e chiarezza. L'accessibilità, lo accennavo prima, è importante appunto che si sappia dove andare a trovare i dati, come fare a recuperarli, ma poi si deve disporre anche di strumenti, di spiegazioni, di leggende che consentano poi di interpretare in maniera chiara e univoca quello che è il contenuto dei dati, di cui si dispone. Il tuo intervento è stato molto molto interessante e completo, molto interessante il riferimento all'approccio sistemico basato sulla complessità, perché ci fa capire ancora una volta di più che è importante tenere conto che tutte le valutazioni, le analisi che effettuiamo sono effettivamente inserite all'interno di un contesto molto complesso e bisogna tenere conto di diversi fattori, anche quelli non direttamente legati eventualmente alla politica che stiamo direttamente osservando ed analizzando. E, ho trovato anche molto esaustivo tutto la spiegazione relativa al perché a volte i dati non sono sempre tempestivi, perché ci sono una serie di processi che bisogna realizzare sia dal punto di vista organizzativo che amministrativo. E ho trovato interessante anche tutto il discorso sulle diciamo i requisiti che devono avere le statistiche, requisiti che spesso e volentieri, con i quali spesso e volentieri ci dobbiamo confrontare anche noi che svolgiamo attività di valutazione quando utilizziamo degli indicatori. Sono posto un po' nell'ottica di cercare di capire come i metodi quantitativi per la valutazione sono rappresentati in alcuni documenti che tipo i regolamenti o le linee guida della Commissione europea per quanto riguarda la valutazione della politica di coesione, dando un'attenzione prioritaria al Fondo Sociale Europeo e al FESR, sui quali solitamente mi trovo a lavorare. Per quanto riguarda il regolamento che in generale i regolamenti dell'Unione Europea ci dicono quante valutazioni bisogna fare, che tipo di valutazioni, i contenuti, l'organizzazione delle valutazioni. Tipicamente basti pensare al fatto che appunto nella programmazione 14-20 veniva indicato l'obbligo di effettuare una valutazione ex ante, un itinere, un ex post, c'era l'obbligo di predisporre i piani di valutazione e in continuità anche con la programmazione precedente era stato, come dire, rafforzata l'enfasi sull'orientamento ai risultati. C'è anche da dire che poi dall'altra parte i regolamenti non esplicitano molto spesso quali siano i metodi con i quali condurre la valutazione, anche se in alcuni casi ovviamente il fatto di dover svolgere una valutazione ex ante ed ex post ovviamente diciamo, guida un po' quelli che dovrebbero essere i metodi della valutazione da utilizzare. Tuttavia, ripeto, la scelta dei metodi è, diciamo, più legata all'attuazione pratica dei regolamenti e quindi allo svolgimento della valutazione nei diversi contesti in cui, i programmi vengono, realizzati.
È anche vero che almeno nella programmazione, nell'ultima programmazione 14-20, anche in quella precedente, veniva esplicitato che la Commissione europea fornisce degli orientamenti, delle linee guida su come effettuare le valutazioni. Che cosa ha implicato nel 14-20 il maggior orientamento ai risultati? Allora, il maggior orientamento ai risultati ha determinato, ovviamente, nei regolamenti veniva esplicitato che le valutazioni sono effettuate per migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione dei programmi e per valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto. La maggiore enfasi sui risultati, sull'orientamento ai risultati, ha portato a definire a dare un focus maggiore alla logica dell'intervento dei programmi operativi, perché ha richiesto di definire degli obiettivi da raggiungere e di tracciare i progressi verso questi obiettivi con degli indicatori, con una scelta, una selezione di indicatori. Quindi ha portato le autorità di gestione a pensare a quelli che dovevano essere appunto gli obiettivi, come dovevano essere raggiunti, a misurare questi obiettivi. È stato anche previsto un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. L'enfasi sui risultati ha determinato anche la previsione di una come dire, di una valutazione di impatto nell'esplicitazione nella necessità di valutare almeno una volta nel corso del periodo di programmazione come il sostegno dei fondi SIE abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità. A margine, vi riporto anche che per la procedura di approvazione dei grandi progetti, tipicamente a valere sul FESR e sul Fondo di Coesione, insieme alle informazioni, tra le informazioni che dovevano essere fornite dagli Stati membri e dalla Commissione europea, veniva anche prevista un'analisi costi-benefici. Per quanto riguarda i dati, appunto, nella programmazione 14-20, il regolamento relativo a tutti i fondi, esplicitava che gli Stati membri, dovevano garantire l'esistenza di procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari per la valutazione e il calcolo degli indicatori. E tra le condizionalità ex ante, oltre all'esistenza di un sistema di indicatori di risultato che permettesse appunto di verificare il progresso verso i risultati e di svolgere valutazioni di impatto, era prevista l'esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi. Entrando nel dettaglio degli indicatori che sono stati previsti nella programmazione 14-20, la distinzione era fondamentalmente tra indicatori di output che potevano essere sia comuni che specifici di programma, indicatori di risultato comuni perlomeno per il Fondo Sociale Europeo e per l'iniziativa per l'occupazione giovanile, specifici di programma e anche specifici di programma, scusate. Poi tra gli indicatori del quadro di efficacia venivano previsti degli indicatori finanziari, tipicamente la spesa certificata e gli indicatori di output. Il sistema di indicatori di output e gli indicatori di risultato sostanzialmente sono quegli indicatori che, ovviamente, indicatori di monitoraggio, ma che consentivano di valutare i progressi nell'esecuzione del programma verso il conseguimento degli obiettivi che erano stati fissati, mentre appunto gli indicatori del performance framework erano dedicati alla verifica dell'efficacia dell'attuazione dei programmi con la previsione di una riserva di efficacia che al conseguimento consentiva di ricevere una premialità nel caso di conseguimento dei risultati dei target previsti dagli indicatori o una sanzione nel caso questi indicatori non fossero stati raggiunti. Nella definizione degli indicatori era importante e in sede di valutazione ex ante era richiesto ai valutatori di verificare se questi indicatori scelti dalle amministrazioni fossero degli indicatori pertinenti e sensibili e degli indicatori chiari. Degli indicatori veniva richiesto di verificare l'adeguatezza della quantificazione dei valori di base degli indicatori, cioè per ciascun indicatore bisognava indicare un valore di partenza, un valore iniziale, tranne nel caso degli indicatori di output che venivano posti uguali a zero nella maggior parte dei casi.
Bisognava fissare dei target intermedi nel caso degli indicatori del performance framework e finali nel caso di tutti gli indicatori, e di questi target bisognava verificare la realisticità di questi target per garantire appunto che fossero degli indicatori adeguati. E per quanto riguardava gli indicatori del performance framework, bisognava considerare se i target intermedi, milestones, quelli target intermedi selezionati, fossero dei target adattabili. Tipicamente gli indicatori di risultato, diciamo, potevano essere considerati pertinenti e sensibili nel caso in cui costituissero un'approssimazione adeguata degli effetti o dei cambiamenti più significativi che il programma intendeva portare a livello nazionale o regionale, ovvero che consentissero di misurare il cambiamento atteso o perlomeno una dimensione specifica del cambiamento atteso. Inoltre, un altro aspetto che dovevano garantire gli indicatori di risultato era quello che il loro valore doveva essere, come dire, direttamente o indirettamente influenzabile dalle azioni previste e permettesse appunto di rilevare il cambiamento previsto. Gli indicatori di output o indicatori di realizzazione invece venivano considerati pertinenti e sensibili perché permettevano di misurare direttamente il prodotto erogato attraverso l'implementazione delle azioni previste e che i loro valori fossero connessi in maniera chiara alle azioni che si intendeva realizzare e che quindi le azioni messe in campo contribuissero a modificare le azioni, le attività, gli output realizzati contribuissero a modificare gli indicatori di risultato. Inoltre, per gli indicatori di risultato e di realizzazione, la chiarezza consisteva nell'identificare in maniera appunto evidente e chiara il fenomeno e quindi di essere definiti in maniera chiara e inequivocabile, mentre per quanto riguarda, dovevano inoltre consentire di verificare il verificarsi di un risultato favorevole o sfavorevole grazie al fatto che il loro valore si modificasse in una direzione piuttosto che nell'altra, quindi un miglioramento o un peggioramento. Come ho detto, il valore di base nella maggior parte degli indicatori di output si considerava un valore di partenza pari a zero, mentre in quelli di risultato i valori di base erano fissati utilizzando dati più recenti disponibili di fonte statistica ufficiale, oppure dati di natura amministrativa, registro delle imprese, piuttosto che indennità di disoccupazione e così via. E qui c'era probabilmente anche un discorso sulla tempestività del dato che ha richiamato precedentemente nel suo intervento Corrado. Quello che però abbiamo visto nella pratica è che molto spesso tra questi insiemi di indicatori di output e di risultato, specie quelli specifici di programma che venivano, come dire, selezionati, scelti dalle amministrazioni che gestivano il programma, a parte che erano indicatori che ovviamente non potevano essere aggregati a differenza di quelli comuni a livello europeo o comunque non consentivano confrontabilità nel momento in cui fossero stati scelti indicatori specifici diversi tra loro, tra i diversi programmi e tra le diverse regioni. Ma si è posto spesso anche un problema di verificare la corretta definizione di un indicatore. Non so, poteva spesso, per quanto riguardava ad esempio il Fondo Sociale Europeo, negli indicatori di inclusione sociale, spesso venivano riportati indicatori di risultato come, non so, la percentuale di partecipanti che registravano un miglioramento nella propria condizione in termini relazionali. Ora, questo ovviamente non permetteva, diciamo, un'identificazione chiara, e precisa. E quindi per alimentare questi indicatori poi non erano nemmeno disponibili spesso e volentieri, trattandosi di interventi rivolti a soggetti svantaggiati, non era possibile disporre di informazioni di natura statistica o di natura amministrativa, di dati di natura statistica
o amministrativa che permettessero di, come dire, di calcolare questi indicatori. Per cui spesso e volentieri bisognava prevedere delle indagini ad hoc che molto spesso, proprio per la natura dei soggetti svantaggiati, abbiamo, noi che abbiamo fatto valutazione dei fondi strutturali, ci siamo spesso trovati nella condizione di dover chiedere ai soggetti beneficiari, ai soggetti attuatori, di aiutare o di compilare i questionari invece del destinatario. E quindi ovviamente questo rendeva sempre ancora più complicato il discorso dell'indicazione, della misurazione degli indicatori. Altri aspetti che mi preme sottolineare è che spesso i target che venivano fissati per gli indicatori di output e gli indicatori di risultato, basandosi su politiche realizzate nelle programmazioni precedenti o politiche nazionali o regionali realizzate in precedenza, spesso erano target fissati che potevano risultare sovrastimati o sottostimati. E ovviamente il fatto di usare dati magari relativi a una precedente programmazione per stimare i valori target e i valori finali o intermedi nel caso degli indicatori del performance framework soffriva di una problematica, quello di non poter tenere conto dell'eventuale presenza di shock esogeni. Che dovendo fissare degli indicatori per un periodo di 7 anni, di programmazione di 7 anni, era difficile prevedere, quindi questo, diciamo, poteva rappresentare un limite nella definizione dei valori target. Tant'è vero che purtroppo in conseguenza della pandemia da Covid, appunto nel corso del 2020, sappiamo che la politica di coesione, diciamo, c'è stata una riprogrammazione, sono stati riorientati le risorse disponibili sui vari fondi, in particolare Fondo Sociale Europeo e FESR. E sono state aggiunte ulteriori risorse, e questa riprogrammazione ha comportato la riprogrammazione di alcuni in alcuni casi ha comportato la riprogrammazione degli indicatori di output e risultato che erano stati previsti in precedenza. E poi ha indotto la Commissione europea a definire un sistema di indicatori finanziari e di output, indicatori specifici che potessero essere utilizzati, diciamo, per i programmi nazionali e regionali. Erano indicatori specifici comuni, nel senso che erano rivolti a tutte le amministrazioni, sia nazionali che regionali, però è evidente che il fatto di dover intervenire tempestivamente ha portato a realizzare degli interventi che non sono stati svolti, effettuati, realizzati in maniera, come dire, omogenea tra i diversi stati e tra le diverse regioni, ma soffrono inevitabilmente di una eterogeneità che quindi non permettono di usare o di individuare indicatori effettivamente comuni tra i diversi ambiti territoriali e quindi di aggregare queste informazioni a livello europeo. Per quanto riguarda gli orientamenti, le linee guida che sono state fornite dalla Commissione europea, soprattutto per quanto riguarda il Fondo Sociale Europeo e il FESR, venivano riportate in questi documenti sia le definizioni di output che di risultato, e veniva specificato che gli indicatori di risultato sono variabili che forniscono alcuni aspetti, informazioni su alcuni aspetti specifici dei risultati che sono misurabili, e la variazione dell'indicatore di risultato, appunto, era composta dal contributo dell'intervento, quindi dall'effetto dell'intervento, più il contributo di altri fattori, e quello che si può fare è osservare appunto solo la parte sinistra, quindi il contributo dell'intervento di questa equazione. L'impatto invece era il cambiamento che veniva definito come il cambiamento che può essere attribuito ad un intervento. Tra le attività ovviamente che sono state previste, c'era quello del monitoraggio degli output, il monitoraggio dei cambiamenti degli indicatori di risultato, quindi il monitoraggio delle politiche, tutti diciamo, attività di monitoraggio che consentivano di verificare se il programma stava procedendo,
nella giusta direzione, nella direzione prevista, indicava i vari orientamenti e linee guida, indicano, prevedevano anche la valutazione di impatto, distinguendo tra due approcci, quello della valutazione di impatto basata sulla teoria e quella della valutazione di impatto con approccio controfattuale. La prima è una valutazione sostanzialmente di natura qualitativa, mentre la seconda è una valutazione di impatto con approccio controfattuale, è una valutazione quantitativa. Un'altra valutazione che veniva suggerita, nelle linee guida era quella della valutazione dell'implementazione, cioè di valutare come viene attuato e gestito un programma. Spulciando tra i vari documenti, ho ritrovato uno studio che è stato fatto per il Regi Committee del Parlamento europeo. E in questo studio veniva visto un po' il ruolo della valutazione della politica di coesione in Italia. C'era un caso studio sull'Italia e i dati aggiornati alla fine del 2019 mostravano che per la tipologia di valutazioni condotte l'Italia era in linea con l'Unione Europea, nel senso che si vede un po' male probabilmente, però il 78% delle valutazioni erano valutazioni di implementazione di processo, sia in Italia che come media europea, e il 12%, quindi meno del 18% del livello europeo, erano valutazioni orientate al risultato o valutazioni di impatto. Consistente era anche invece il monitoraggio quindi diciamo una verifica del monitoraggio del buon andamento, della verifica del buon andamento nell'implementazione dei programmi. Un altro dato era quello relativo alla tipologia di metodi che vengono utilizzati. Allora, parliamo sempre della programmazione, scusate, non l'ho detto, 2014-2020. La maggior parte delle valutazioni, sia in Italia che in Europa, usava sia metodi quantitativi che metodi qualitativi. E rispetto all'Unione Europea si rileva una quota più bassa di valutazione di impatto basata sulla teoria. Quindi era un 4% in Italia contro un 13% a livello europeo. Non si registrano valutazioni, non si registrano analisi costi-benefici. Questo probabilmente perché le analisi costi-benefici sono state più legate alla realizzazione dei grandi progetti, come evidenziato in precedenza. Qua ve lo risparmio, ma insomma, sostanzialmente questo studio veniva verificato che insomma, i diversi metodi venivano in alcuni documenti, più che altro del NUVAP e nei piani di valutazione dei piani operativi, veniva promosso un mix di approcci, quindi quantitativi e qualitativi, valutazione di impatto basata sulla teoria, valutazione di impatto basata sull'approccio controfattuale, analisi costi-benefici, eccetera. E che nella maggior parte dei casi i programmi comunque menzionavano la valutazione di impatto controfattuale tra i diversi metodi da utilizzare. Nella nuova programmazione, quella che sta partendo adesso, 21-27, sostanzialmente si conferma il focus sui risultati e sugli impatti. C'è l'obbligo di effettuare una valutazione di ciascun programma per analizzarne l'impatto, e qui poi magari vedremo, però realizzare una valutazione di impatto a livello di programmi può creare dei problemi legati al fatto appunto che ciascun programma ha un insieme eterogeneo di interventi che finanzia e che cofinanzia, per cui questo può creare qualche problema di tipo metodologico. C'è un obbligo di effettuare delle valutazioni intermedie. Non ci sono indicazioni questa volta sulle linee guida, eventuali linee guida e orientamenti forniti sulla valutazione forniti dalla CE. Sono esplicitati 5 criteri di valutazione: efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto. Se ne possono utilizzare anche degli altri. Ieri Daniela Marc ci ha presentato i criteri di valutazione dell'OCSE, dell'OECD, con riferimento a quelli che sono gli indicatori per lo sviluppo sostenibile, e questi criteri sostanzialmente coincidono con quelli, sostanzialmente non del tutto, ma coincidono con quelli previsti dai regolamenti comunitari per il 21-27.
È stata eliminata la valutazione ex ante, non c'è più l'obbligo di farla sostanzialmente. Ci sono indicatori di output e indicatori di risultato, ma non è più obbligatorio definire degli indicatori specifici di programma e il quadro di riferimento dell'efficacia si articola negli indicatori di output e risultato relativi a ciascun obiettivo specifico, con target intermedi per tutti gli indicatori di output e target finali per gli indicatori di output e di risultato. Per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cito la lettera aperta che era stata fatta dalle società scientifiche, quindi dalla nostra associazione e anche dalla Società Italiana di Statistica, che appunto chiedeva di considerare una varietà di un'eterogeneità di valutazioni da poter realizzare e la messa a disposizione dei dati per poterla realizzare. E su questo magari vi ricordo che nella giornata finale, nel pomeriggio della giornata finale, ci sarà un intervento proprio sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che concluderà i lavori. Qui faccio un accenno ad alcuni metodi quantitativi che possono essere utilizzati per la valutazione e possibili applicazioni. Come abbiamo visto, ci sono indicatori di output e di risultato. Questi sono, come dire, previsti dai regolamenti, sono alimentati da dati che vengono utilizzate, che vengono fornite dalle amministrazioni che gestiscono i programmi. Si possono utilizzare degli indicatori procedurali, finanziari e fisici perché sono indicatori che ci permettono di analizzare lo stato di attuazione del programma. Si possono utilizzare analisi statistico-descrittive dei dati di tipo amministrativo per quanto riguarda le caratteristiche dei beneficiari dei finanziamenti e dei destinatari dei finanziamenti. Si possono utilizzare analisi multivariate per studiare le variabili, le relazioni tra le variabili sulla base di dati di fonte secondaria o di dati raccolti con indagine di campo. Non so, la probabilità di partecipare a un intervento, la probabilità di completare con successo un percorso cofinanziato dai fondi SIE, eccetera. Possono essere utili anche analisi cluster perché ci permettono di aggregare aree e territori per tipologie di intervento, modelli di intervento oppure esiti degli interventi. C'è la già citata valutazione di impatto con approccio controfattuale che può essere utilizzato, che però è più facilmente utilizzabile per alcune misure specifiche dei diversi programmi e ci può stare anche l'analisi costi-benefici per stimare l'efficienza di un programma o di una politica misurando i costi-benefici non solo per l'individuo ma anche per l'intera collettività. Altri metodi che posso citare possono essere le tavole di input-output piuttosto che la network analysis, eccetera. Alla fine di tutto questo, che cosa possiamo dire? Che è importante, ovviamente, per chi fa valutazione, svolgere un'analisi delle condizioni di valutabilità, perché tutti i metodi e gli approcci hanno punti di forza e di debolezza e la scelta dei metodi dipende da che valutazione vogliamo svolgere, dalla natura di valutazione, delle valutazioni, dalle domande di valutazione a cui vogliamo rispondere, dal tipo di programma, dal tipo di intervento, disponibilità di dati, eccetera, eccetera. Quindi, in previsione all'inizio di un'attività di valutazione sarebbe opportuno, è sempre opportuno, verificare se la valutazione è fattibile e promette risultati affidabili e credibili. In questo caso, dopo aver definito le domande di valutazione, occorre quindi verificare se gli obiettivi degli interventi da valutare sono definiti con chiarezza, se gli effetti possono essere valutati con i dati a disposizione o se è possibile raccogliere dati di fonte primaria presso destinatari e beneficiari. Se le attività di valutazione possono essere realizzate con le risorse sia te di tempo che finanziarie messe a disposizione, la coerenza e la logica del programma, cioè come abbiamo visto anche in precedenza, il fatto che gli obiettivi siano come dire, coerenti con gli interventi che vengono realizzati e siano misurabili. Al termine di questa analisi, appunto, si dovrebbero definire gli strumenti e le metodologie da adottare. L'ultima cosa che volevo dire è sempre riferito all'intervento che ha fatto ieri Daniel Lamarck, è quello di Daniel Lamarck, quello di lei ha citato il fatto che forse come valutatori dovremmo anche iniziare a pensare alla possibilità di ricorrere ai dati emergenti e big data per trovare delle soluzioni per condurre le valutazioni in questo periodo di incertezza, quale quello che stiamo attraversando attualmente. Procediamo con l'intervento di Fabrizio, che ci parlerà appunto del ruolo della statistica nella valutazione dei programmi, di sviluppo rurale. Allora, intanto volevo al volo presentarmi, presentarci. Noi siamo una realtà relativamente giovane dal punto di vista imprenditoriale, perché siamo nati nel 2016. In realtà poi siamo un gruppo di soci che hanno
ormai, ahimè, una ultraventennale esperienza nella valutazione delle politiche pubbliche, in particolare nello sviluppo rurale. Questa programmazione 14-20, siamo partner di Lattanzio, KIPS, e stiamo seguendo la valutazione di 7 programmi in ambito, diciamo, FEASR, del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. 2 programmi nazionali e cinque regionali, più come gruppo di lavoro, sempre con Lattanzio KIPS stiamo seguendo altre 2 valutazioni a livello regionale. Quindi, diciamo, è un osservatorio importante, è un osservatorio che nasce comunque, come vi dicevo, dal passato e dall'esperienza che abbiamo fatto in passato. Quindi io cercherò di essere il più possibile breve per ragionare insieme su che ruolo sta assumendo la statistica, che ruolo via via ha assunto nel corso delle diverse programmazioni, però cercherei di andare avanti con la slide, se me la fa. Ecco, come fa a girare, diciamo che io volevo partire da un po' da quella che può essere l'idea dei quaderni MINS, cioè è rimasto soprattutto in agricoltura questa forte spinta del logical framework e quindi di questa catena fra input, output, risultato, impatti e questi tanti nella politica agricola comunitaria, l'indicatore che misura l'obiettivo da raggiungere. Diciamo dal più basso, diciamo dall'input fino ad arrivare all'impatto. E quando si parla di impatto, gli indicatori ormai sono indicatori di contesto legati agli obiettivi. Quindi abbiamo degli obiettivi di policy che sono effettivamente ancorati agli obiettivi, a una batteria di indicatori che, parlando di Europa, cercano di in qualche modo di uniformare quella che è la produzione di dati a livello Eurostat. E nel caso dello sviluppo rurale abbiamo a che fare circa con 13 indicatori di contesto legati agli obiettivi. E quindi si chiede al valutatore è un po' di capire qual è il contributo del programma al movimento di questi indicatori. Cosa comporta questo? Vi faccio 3 esempi su 3 indicatori presi fra i tanti. Abbiamo un livello di indicatori di risultato e poi un livello di indicatori di impatto, e non sempre ci sta questa corrispondenza così chiara. In altri casi bisogna immaginare dei modelli che possono in qualche modo legarli. Comunque abbiamo un indicatore che ha a che fare, ad esempio, di risultato che ha a che fare col cambiamento della produttività dei fattori in agricoltura, e un indicatore di impatto che si riferisce alla produttività totale dei fattori in agricoltura. Per quanto riguarda le emissioni agricole, che è un altro indicatore di impatto, abbiamo fra gli altri, io ne ho citati solo 2, poi ce ne sono altri in realtà che sono sempre indicatori di risultato collegati a questo obiettivo: riduzioni di emissioni di metano e protossido di azoto ed energia rinnovabile prodotta attraverso i progetti sovvenzionati. Poi abbiamo un altro indicatore di risultato che ha a che fare con i posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati, e un altro indicatore, faccio il salto un po' più elevato, che ha a che fare col tasso di povertà. Cosa ci aggiunge anche il quadro comune di modaggio e valutazione? Ci aggiunge all'incirca una trentina di domande di valutazione che sono relative ad aspetti specifici del programma. Questi aspetti specifici sono chiamati focus area nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale, e hanno a che fare in realtà con degli obiettivi che vanno da aspetti che hanno a che fare con l'innovazione, il sistema della conoscenza in agricoltura, fino ad arrivare alla competitività, agli aspetti ambientali declinati con diverse connotazioni, e arrivare poi alla dimensione dei territori rurali. Le domande hanno un incipit che in qualche modo ripercorre questa logica della contribuzione, che è in che misura il programma ha, e quindi molto spesso la valutazione iniziale, quella che è il disegno di valutazione, è appiattito proprio su questo sistema di indicatori che sono forniti dalla DGA, dalla Commissione Europea,
grande numero di indicatori e le implicazioni dal punto di vista del ruolo della statistica svolge all'interno di questo paradigma sono ovviamente rilevanti, cioè la statistica svolge un ruolo egemone all'interno dei disegni di valutazione, dal momento che molte regioni in qualche modo si appiattiscono su quest'idea del contributo del programma di indicatori di contesto, fa sì che già nei capitolati il focus sia valutatore, mi devi quantificare gli indicatori di impatto. Quindi sono disegni che sono fortemente condizionati da questa prerogativa con come dire, un indirizzo molto puntuale, quindi il conto fattuale deve essere in qualche modo il gold standard che deve essere adottato e quindi bisogna lavorare fondamentalmente su un'analisi per variabili, l'uso di questionari come mezzo per acquisire dati primari, poi su questo ci tornerò nella prossima slide, e comunque indipendentemente dagli indicatori si tratta di andare a sondare porzioni di popolazioni composte da molti beneficiari e quindi bisogna andare a fare campionamenti e inferenze. E in ultimo, anche il giudizio valutativo spesso si appiattisce su quello che è il risultato l'output analitico di questa filiera, andando a vedere se c'è una significatività fra campioni rispetto a un parametro, oppure se ha adotto altri modelli di regressione, a cui prima faceva riferimento Nicola, Probit e quant'altri, se ci sta una significatività dei parametri, quali sono quelli che influiscono o meno. Finché si arriva al punto in cui, quando poi si entra dentro la dimensione del contributo, si parla di stime, cioè si usano fondamentalmente modelli che possono essere economici ambientali che cercano in qualche modo di dire questo è il contributo, no? Soprattutto quando, vi dicevo, ci sta una forbice fra l'indicatore di risultato e l'indicatore di impatto. Quali distorsioni a scapito della statistica questo modello in qualche modo porta con sé? Io qua ne vedo tre, poi magari la discussione ci possiamo parlare anche di altre, però diciamo intanto c'è un primo punto fondamentale che spesso gli indicatori di contesto, proprio perché hanno questa necessità di essere uniformi a livello dei 27 paesi dell'Unione, devono avere una dimensione territoriale che spesso non rientra nella dimensione territoriale idonea dell'analisi. È difficile che si abbiano statistiche a livello comunale con una sovrapposizione temporale utile per il timeline temporale della valutazione. E quindi c'è un problema territoriale, ma c'è anche una sincronia temporale rispetto anche al dato che viene restituito. Poi lo diceva sempre Nicola nella sua presentazione precedente: se io devo stimare un indicatore di impatto al 2025, che è la data magari in cui bisogna fare le valutazioni esposte, anche se nel FEA sono slittate. Ho un anno di riferimento e in quell'anno di riferimento le statistiche che ho a disposizione sono, nella migliore delle ipotesi, a 2 anni precedenti, se ci sono, e quindi devo avere a che fare con questo tipo di asincronia rispetto alle rilevazioni primarie che il valutatore svolge. E il fatto di dover andare a sondare parti dei beneficiari utilizzando il più possibile degli schemi, dei questionari che approssimano quello che viene fatto dagli istituti di statistica o dagli istituti di ricerca. Faccio ad esempio riferimento all'indagine che svolge CREA con l'Istat, che è chiamata LICA, l'indagine RICA sui bilanci contabili delle aziende agricole.
diciamo, il questionario è talmente analitico che, dato in mano a un valutatore, corre il rischio di perdersi oppure richiedere uno sforzo economico notevole per riuscire a formare opportunamente rilevatori, andare a avere la disponibilità delle aziende a farsi rilevare per raccogliere tutte quelle informazioni, quindi si creano delle approssimazioni. Diciamo che la somma di queste approssimazioni spesso fa sì che, quando si va a esprimere un giudizio valutativo, il valutatore non possa asserire con certezza, sempre se sia possibile avere certezza, quello che è il contenuto del programma rispetto a quell'indicatore. E quindi entriamo in una sorta di cortocircuito. Per chiudere questa mia presentazione, magari faccio un accenno poi a quello che un po' diceva Nicola sugli open data e sul big data. Molto probabilmente dovremmo cercare di ricollocare la statistica nel posto giusto della filiera valutativa. Attualmente nel FEASR, per quella che è la mia visione, la nostra visione, sta collocata a livello di concettualizzazione della ricerca. Quindi da strumento a supporto del ricercatore, per testare e esplorare quelli che possono essere come dire, elementi che sono oggetto di studio, sta diventando invece come dire, la pietra di paragone che viene utilizzata per costruire e concettualizzare la ricerca e fare tutto. E quindi questo pone un grosso punto interrogativo anche rispetto alla questione dei big data. Nel senso che noi ci occupiamo di, nella valutazione, stiamo iniziando a utilizzare i dati satellitari, la sensoristica satellitare consente di avere in tempo reale, praticamente un passaggio di satellite, una mole importante di dati che hanno a che fare con quello che succede alle culture, quello che succede non solo alle culture, ma anche più che altro al territorio, anche in termini di cambiamento dell'uso del suolo. Quindi sono molti dati che possono produrre informazioni e il modo in cui possono produrre informazioni ha a che fare con gli algoritmi che vengono utilizzati. Quindi rispetto a questo punto siamo ancora in una terra di frontiera perché poi, come ci ha fatto vedere nel primo intervento Corrado, ci sta proprio anche un aspetto che ha a che fare con come dire, l'accordo da parte dei paesi, degli istituti di statistica, rispetto a come quel dato si osserva e come quel dato si manipola in qualche modo, no? Quindi è una terra di frontiera nella quale si possono fare delle sperimentazioni di quello che stiamo facendo in questa programmazione, sperimentazioni interessanti, dei microsondaggi per andare a vedere come possono esserci utili i dati open o i big data se li incrociamo con altre fonti per riuscire a fare inferenze e interpretare in maniera più profonda alcuni fenomeni che le statistiche ufficiali non riescono a mettere a fuoco. Io finirei qua per dare spazio anche all'ultimo intervento. Grazie Fabrizio, il tuo intervento è stato molto esaustivo. Io ti volevo chiedere un paio di cose, ma poi non so se chiedertele adesso o aspettiamo dopo, però io magari Aspettiamo dopo. inizio a Va bene, dirtele, nel ok. senso il fatto che cioè, l'uso degli indicatori e di metodi specificati nei capitolati condizioni, poi come viene svolta la valutazione, come possiamo riuscire poi a conciliarla con l'indipendenza del valutatore? Punto di domanda.
E l'altra cosa è sui big data, no? Sui big data, non so se, visto che hai la possibilità di utilizzarli, se sono dati, sono informazioni che sono, diciamo, comunque di facile accesso, o se necessitano, diciamo, magari sono dati che sono facilmente accessibili, però necessitano di, come dire, di competenze adeguate per poterli utilizzare nella maniera migliore, insomma, per essere in grado di utilizzarli. Quindi se il valutatore da solo riesce ad usare i big data o ha bisogno di altre figure professionali, tra virgolette, o se, come diceva appunto ieri la Lamarck, il valutatore deve fare anche questo. Va bene, queste erano le due domande, magari ce le teniamo e poi dopo ne riprendiamo. Volevo adesso cedere il passo, per dare la parola a Michele Gallo e niente, sentiamo il suo intervento. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, prima di iniziare, mi volevo subito agganciare a quello che diceva prima Nicola sul discorso dei big data. Inevitabilmente il valutatore si deve occupare anche del problema dei big data, però naturalmente nessuno di noi è onnisciente, quindi quando si trova di fronte a quei tipi di problemi, in quel caso ci vuole probabilmente lo statistico, o meglio, sicuramente ci vuole lo statistico, in alcuni casi ci vuole anche l'informatico, perché poi il discorso di valutazione sta alla base di quello che in pratica poi andrò a dire alla fine del mio discorso. Noi abbiamo comunque un trade-off tra quella che è la qualità della valutazione che vogliamo fare e quella che è la quantità delle risorse che possiamo impiegare per fare quella determinata valutazione. È inutile, alla fine tutto si traduce in questo, o meglio, il problema può essere complicato, ma lo faccio dopo. Prima volevo spendere un minuto per presentarmi, perché ho sentito molto interessanti, vabbè, a parte l'intervento di Corrado, di cui già conosco il pensiero e quant'altro, e quindi diciamo parliamo la stessa lingua, meglio lo stesso linguaggio, quello statistico, però mi serviva anche capire quello che è il linguaggio che utilizzano i valutatori. E quindi devo fare un passo indietro. Io in sostanza sono uno statistico. Adesso mentre sto parlando, ho dei server in remoto che mi stanno girando con tutta una serie di simulazioni perché devono generare quelli che sono dei possibili risultati in termini a determinati scenari. Però, mentre faccio questo, in sostanza la mia esperienza formativa deriva dal fatto che io, quando mi sono laureato, ho iniziato una militanza all'interno dell'associazione Cultura Qualità. Allora si chiamava Associazione Italiana Controllo Qualità. E in pratica, poi con un dottorato in gestione della qualità totale, mi sono occupato all'epoca di quella che è la standardizzazione, le norme ISO 9000 per quanto riguarda la qualità. E ogni qualvolta all'interno di un'azienda, all'interno di quello che è una struttura complessa, si parlava di valutazione o di monitoraggio, molto spesso era legato a quello che è il monitoraggio, la valutazione di quello che è il processo oppure quello che è il prodotto, che è un tipo di operazione molto più semplice rispetto a quella che è la complessità di un programma. E devo dire che poi negli anni la mia esperienza nell'ambito della valutazione, ne ho fatto una molto, molto importante all'interno della regione Lombardia per quanto riguarda la valutazione dei servizi sanitari regionali. Mi occupavo in quel caso della soddisfazione dei pazienti. E successivamente sui servizi dei trasporti per la metropolitana di Napoli e nell'ambito del sistema formativo, soprattutto per quanto riguarda le scuole. Quindi la mia esperienza è soprattutto legata a quello che è la valutazione di un determinato servizio, e quindi lì la statistica riusciva a far emergere in modo più certo quello che era il proprio contributo. E
E allora in sostanza ho detto, vabbè, ma noi, il problema principale che abbiamo qui è prima di tutto quello di cercare di sincronizzare quelli che sono i linguaggi che utilizziamo noi come statistici e voi come valutatori. Dopodiché ho detto, va bene, il mio intervento dovrebbe essere sugli strumenti, però gli strumenti che possono essere utilizzati sono tantissimi. Appunto, ho molto apprezzato l'intervento di Fabrizio che rispetto a un intervento più generale, che quindi deve essere per forza in modo molto più teorico, si è andato a focalizzare su un problema molto più, un problema specifico. Quindi, in sostanza, ha detto: va bene, noi abbiamo quelli che sono dei dati, quelli delle fonti ufficiali, però poi adesso abbiamo anche i big data che ci vengono raccolti mediante quello che sono le nuove tecnologie, i passaggi dei satelliti, ci forniscono tutta una serie di informazioni che la possiamo utilizzare in tempo reale. Possiamo utilizzarlo in tempo reale per costruire degli indicatori di quelli che sono l'outcome, di quello che sono i risultati di quel determinato programma che vado a realizzare. Ed è un dato molto più oggettivo. Ci ritorno su questo tema dopo, se ho tempo. Io non ho preparato tutte le slide, parecchie slide, ne ho preparato una sola e ve la mostro perché ci aiuta a pensare su quello che è il contributo della statistica. Allora, ho preso questo grafico all'interno del libro che ho citato sotto, perché in sostanza mi permette di individuare quello che è un intervento più o meno complesso della statistica a secondo di quelli che sono le fasi del programma di valutazione del programma. Allora, seguiamo quello che sono, prima di tutto, la definizione dei bisogni, quindi dovevi individuare quelli che sono gli indicatori di contesto. Ora, nell'individuare gli indicatori di contesto, c'è ancora un carissimo collega amico, il professore Rossirolla, che si occupava sempre di valutazione, economista. Lui ogni tanto mi chiamava e mi diceva: Michele, qui bisogna fare un'analisi multivariata, dinamica, ammischiata. Per dire che comunque è un problema molto complesso, perché in questa fase, nell'individuazione dei bisogni, noi in sostanza dovremmo prendere in considerazione tutta una serie di variabili, quindi tutta una serie di dati. Le variabili per gli statistici, diversamente dai matematici, i numeri non sono sempre numeri, hanno diverse proprietà e a secondo delle proprietà che posseggono, in sostanza, possono essere utilizzate alcune tecniche statistiche anziché altre. Dopodiché, queste determinate variabili, da qui in pratica ne deriva il fatto che dicevo, io osservo più variabili in modo dinamico, perché probabilmente le prende in considerazione in funzione del tempo, e tutte queste variabili le vado ad analizzare insieme per vedere le covariate, qui l'analisi multivariate che vado a fare, ammischiata, come diceva lui in napoletano, perché i dati hanno diversa natura e quindi di conseguenza le tecniche statistiche da utilizzare devono prendere in considerazione questa diversa natura da utilizzare. Ora, non scendo nello specifico del strumento, vediamo poi dopo con il giro se ci sono delle domande specifiche su uno strumento A, B o C, prendendo in considerazione che gli strumenti statistici che possono essere utilizzati nell'ambito della valutazione sono tantissimi. Tutto però si lega a quello che è il concetto che dicevo prima, trade-off principale, risorse che ho a disposizione, e risorse non è tanto nell'utilizzo dello strumento, ma nella raccolta dei dati e della tempestività dei dati che ho a disposizione. E anche su questo argomento, Corrado prima ha detto: me lo riservo per dopo, per il secondo giro. A questo poi ci abbiamo quello che è la progettazione, il fissare quelli che sono gli obiettivi del programma e quindi di quella che è la costruzione degli obiettivi in funzione della pertinenza rispetto a quelli che sono i bisogni. Ok, in questa fase qui ancora lo statistico può aiutare il valutatore nella definizione degli obiettivi. Semplicemente perché è importante la presenza dello statistico in questa fase? Perché inevitabilmente dopo ci potremmo trovare nella difficoltà di come avere a disposizione dei dati per definire questi, per misurare questi obiettivi.
E quindi ecco perché c'è bisogno di più competenze diverse. Poi abbiamo quelli che sono gli input da prendere in considerazione. Io qui la voglio banalizzare, sarebbero le risorse che vado a mettere a disposizione nel programma per raggiungere quelli che sono l'implementazione di quella che è l'azione, il programma e quindi raggiungere quelli che sono gli obiettivi. Poi vado a definire quelli che sono gli indicatori di realizzazione, quindi gli outputs che in sostanza voglio andare a valutare, quindi sono altri indicatori. Da questo punto di vista, qui il contributo dello statistico sempre è presente, è anch'esso comunque centrale, però non c'è quella, diciamo, quella complessità di metodo che invece vediamo nella fase iniziale, quella della definizione dei bisogni, quindi dell'analisi degli indicatori di contesto, e poi nella fase finale, quello della valutazione del risultato, dell'impatto, sia di breve che di lungo termine. Naturalmente qui vediamo con queste frecce che in funzione di quello che sono poi gli impatti, abbiamo gli indicatori di efficacia di quello che è il programma che abbiamo realizzato e incrociati con le risorse impegnate di quello che è l'efficienza dell'azione che abbiamo fatto. Ora, dal punto di vista strettamente dello strumento statistico, quindi del metodo, non della raccolta del dato, gli strumenti più complessi noi ce l'abbiamo dal punto di vista statistico, ce l'abbiamo soprattutto in questa fase e in quest'altra fase. In questa abbiamo parlato che tra le diverse tecniche, quelle che come esperienza mia, se la vogliamo utilizzare come proxy di quello che è l'esperienza di alcuni statistici che alcune volte si sono hanno dato un proprio contributo nella valutazione e nell'utilizzo principalmente degli strumenti di analisi multidimensionale o analisi multivariata dei dati, prendendo in considerazione la diversa natura. Molto spesso si ricorre all'analisi delle corrispondenze multiple oppure quelle che sono le analisi fattoriali o a problemi di scaling. Quindi sto utilizzando tutta una serie di paroloni per chi non è dell'ambito statistico, che in sostanza allontana l'utilizzatore dello strumento dall'utilizzo, perché dice, vabbè, tutte queste difficoltà, ma anche no, cerco di fare in modo più veloce o comunque un altro modo. C'è bisogno di dati, di cui della qualità ne parliamo dopo, e gli strumenti non sempre sono, diciamo, alla portata di tutti. Quando ci abbiamo definito quelli che sono degli indicatori, lì gli strumenti statistici da utilizzare possono essere abbastanza semplici, nel senso che possono essere abbastanza semplici, ma si possono utilizzare anche strumenti molto complessi, no, Fabrizio? Finalmente il discorso dell'analisi controfattuale in pratica che si va a fare. Io la posso poi fare dal punto di vista qualitativo, ma se decido di farlo dal punto di vista quantitativo, allora lì devo andare a utilizzare strumenti quali il design experiment. Lì il problema non è tanto ancora di metodo statistico, ma nella generazione del dato per la sua produzione, perché i piani sperimentali vengono generati in modo da cercare di ridurre al minimo quelle che sono le sperimentazioni, perché ogni sperimentazione mi costa e costa anche tanto, dipende dalla complessità del problema. Lo strumento di analisi, alla fine, in pratica, quei dati generati molto spesso vengono analizzati con strumenti tipo analisi della varianza, tipo come analisi delle medie, cose del genere. Non c'è una complicanza di metodo tale da allontanare. Il problema però è a priori quante risorse ho a disposizione per fare queste simulazioni per ottenere questi tipi di risultati. Andiamo all'ultimo, sono stato già lungo purtroppo, all'ultimo aspetto. Qui il problema principale, se noi abbiamo su un asse possiamo vedere quello che è la qualità della valutazione che vogliamo fare, quindi quanto la vogliamo precisa questa valutazione. Dall'altra parte abbiamo le risorse a disposizione. Quando andiamo a misurare gli outcomes, comunque dobbiamo prendere in considerazione almeno altre due dimensioni. Una è il fattore temporale. Allora, se dobbiamo verificare quello che è l'impatto, spesso una politica o un programma che sto realizzando non produce un risultato sull'immediato, o meglio, questa politica che ho messo su, questo programma che ho messo su
è tanto più importante quando non produce dei risultati sul brevissimo tempo, ma dei risultati sul lungo tempo. Allora vuol dire che io nell'analisi valutativa ex post dovrei prendere in considerazione questa misurazione appunto 7 anni dopo, 10 anni dopo, 5 anni dopo. Questo se parliamo in generale, perché invece Fabrizio prima ci diceva, beh, io se sto lavorando sul territorio e voglio cambiare la destinazione d'uso di un territorio, beh, nel corso di un anno già so come si stanno orientando. Probabilmente non c'ho la produzione del vigneto che ho cercato di sensibilizzare nel metterlo, però so, posso vedere che non c'è più il grano, il foraggio, ma hanno impiantato un vigneto o cose del genere. Però in genere, quando parliamo in generale di quelle che sono le politiche, qui abbiamo prima di tutto che dovremmo valutarlo molto tempo dopo. E allora questi dati ci arrivano quando in effetti ci siamo già dimenticati di quell'azione che abbiamo intrapresa. Problema che non è facilmente risolvibile. Non solo, bisogna prendere in considerazione, come appunto ci diceva prima Nicola, che comunque, ecco, poi succede un evento come il Covid e azzera tutte quante quelle che sono i possibili risultati, gli outcomes che mi potevo aspettare. Ma non solo, in generale le azioni vengono intraprese non sono da sole, ci sono tutta una serie di fenomeni esogeni, come appunto diceva anche Nicola prima, che interagiscono con quella che è stata la nostra azione e che non è semplice dal punto di vista statistico scorporare quanto è dovuto all'uno e quanto è dovuto all'altro. Mi viene l'esempio legandomi ai dati del PIL a cui accennava in pratica Corrado nella sua teoria del caos e pensare come è impattato la vittoria degli europei oppure la performance degli italiani alle Olimpiadi su quella che è la fiducia e quindi su quello che è il PIL. No? E allora quelli non sono, anzi, cercano anche di stimarlo quel determinato tipo di impatto, ma consideriamo quante di queste informazioni dovremmo inserire all'interno di quello che è il discorso della valutazione. Dicevo che a parte poi nella valutazione degli outcomes, del terzo problema, quello temporale, c'è un quarto problema che è il problema appunto metodologico che in sostanza che crea dell'incertezza. Mi spiego. Non sempre fare delle statistiche previsive per il futuro nel lungo periodo sia una cosa che non ci si prende. O meglio, alcuni dicono che vabbè, se io devo prevedere un fenomeno economico da qui a 10 anni, da qui a 15 anni, non mi serve la statistica, mi serve la sfera di cristallo. Però poi invece abbiamo altri tipi di fenomeni, ad esempio il cambiamento del clima. Ecco, noi abbiamo delle previsioni che sono attendibili, purtroppo, perché in pratica ci prendono che la temperatura media si stava alzando, ce l'hanno detto diversi anni fa e ce l'hanno confermata. Oppure se prendiamo in considerazione quello che è l'andamento demografico della popolazione. Noi possiamo fare qualsiasi tipo di politica, ma se andiamo a leggere i dati dell'Istat, le previsioni da qui al 2065 è che gli italiani diventeranno 44 milioni. Ora, magari ai pochi attenti diranno, vabbè, invece di 60 siamo diventati 44 milioni, ma vuol dire che in pratica le intere regioni come la Sicilia, la Campania, la Basilicata e la Calabria spariscono. Allora, immaginatevi, il problema non è una cosa da poco. E la cosa sconcertante è che questi tipi di indicatori di lungo periodo, purtroppo sono abbastanza precisi, ci prendono. Ora, per quanto riguarda la temperatura, come per quanto riguarda la popolazione, ci prendono al netto che non ci sono interventi. Perché se naturalmente in questo arco temporale ci sono delle politiche giuste da parte dei governanti, ammesso che siano giuste quelle di non far ridurre la popolazione degli italiani, allora in quel caso quelle previsioni naturalmente vengono meno. Allora lì abbiamo quello che è una previsione di lungo periodo che è abbastanza affidabile. Dopodiché io vado a fare quello che è una mia azione per ridurre l'effetto negativo, o meglio, per cercare di aumentare quel determinato risultato in termini della popolazione, ridurre quello che è l'aumento della temperatura nel caso di indicatori ambientali e posso vedere in sostanza come cambia.
La cosa naturalmente non è semplice, richiede naturalmente l'utilizzo di metodi complessi. Dopodiché, sul lato, ce lo conserviamo dopo, magari dopo l'intervento anche di Corrado al riguardo. E ho apprezzato molto questa distribuzione degli strumenti statistici a seconda delle fasi della valutazione ex ante, intermedia e ex post, perché effettivamente i metodi, come dire, devono essere scelti anche in considerazione di quelli che sono i bisogni valutativi nelle diverse fasi. L'altra cosa è che sì, ci eravamo già detti in una chiacchierata informale di questo problema delle valutazioni ex post, no? Valutazioni che siamo spesso e volentieri quando ci troviamo a svolgere delle valutazioni ex post, ci troviamo ad intervenire ad una distanza considerevole rispetto al momento in cui si è concluso l'intervento e perdiamo la possibilità di, anche con delle indagini, oltre che recuperando dati di natura amministrativa, di poter effettuare delle valutazioni ben fatte e nelle quali magari poter addirittura avere la possibilità di usare una valutazione di impatto con un approccio controfattuale. Non so se ci sono domande, io chiedo sempre, poi se ci sono domande in merito all'intervento di Michele, altrimenti passiamo di nuovo la parola a Corrado. Sì, ovviamente sarebbe bello avviare il dibattito. Io dedicherei qualche altro minuto per dare il tempo alle persone collegate di potersi riunire. Ho molto apprezzato gli interventi di questa mattina. C'era una stretta connessione fra quello che si è detto e confermano ancora una volta quello che abbiamo più volte supposto, ovvero che sarebbe utile ed è utile sempre poter in qualche modo interagire e poter cooperare con altre branche, altri settori scientifico-disciplinari a noi vicini. Io vi avevo detto che avevo preparato un bel po' di slide, dove ovviamente non vedo. Sicuramente non riuscirò a presentarle tutte quante, ma riprenderei un po' il tema che avevo già anticipato, ovvero dopo aver fatto questa carrellata di principi, volevo un po' dedicare qualche secondo a questo piano che è appunto Next Generation EU. Un'operazione molto coraggiosa fatta dalla nostra Unione Europea, finalmente, in cui all'indomani di una crisi straordinaria abbiamo dato la possibilità di rimettere in campo tutto. Stiamo usando a pieno titolo quello che è il regolamento previsto dall'Unione, e quindi dopo aver parlato di anni, anni, per anni, 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 di questa fatidica soglia sforamento del 2% del PIL, come abbiamo oggi l'Istat ha certificato che siamo al 9,7% del rapporto deficit-PIL, quindi una follia dal punto di vista dell'indebitamento. Abbiamo speso tantissimi soldi, ma non poteva essere diversamente. D'altronde il PIL è anche crollato, quindi il problema di questo passaggio da sotto al 2 o dall'essere intorno al 2 quasi al 10 non ci preoccupa e ci deve preoccupare, però sostanzialmente è ampiamente giustificata dalla situazione contingente. Insomma, per venire al piano Next Generation EU, sono stati previsti la bellezza di 750 miliardi di euro. A livello europeo, e di questi una quota molto consistente è riservata all'Italia, e siamo a 208 miliardi di euro per l'Italia, di cui la parte più grossa è su questo, diciamo, sul fronte del Recovery e Resilience Facility, ma attenzione, di queste solo 63,8 miliardi sono a fondo perduto, gli altri sono tutti prestiti, prestiti sottoposti a tutta una serie di condizionalità importanti. Poi, vabbè, abbiamo altre misure dallo sviluppo
rurale, al fondo per la transizione giusta e quant'altro. Ora, quali sono però le regole che noi troviamo nel piano della ripresa e resilienza? Intanto abbiamo degli assi strategici che devono in qualche modo imperniare tutta la nostra politica, e quindi parliamo di digitalizzazione, transizione ecologica ed inclusione sociale. Ma sostanzialmente noi dobbiamo stare attenti che questa enormità di risorse, parlando con un responsabile dell'ANCI, diceva sostanzialmente: noi ci aspettiamo che nel prossimo anno ci arriveranno risorse pari al totale delle risorse che il comune riesce ad avere in un anno, cioè sostanzialmente per nuovi investimenti, lo stanziamento per nuovi investimenti è pari allo stanziamento che normalmente in un anno viene raggiunto. E quindi ci si interroga: ma saranno capaci i vari comuni, le varie strutture di avere una capacità di spesa così importante, tenendo conto che dietro questo progetto ci sono dei vincoli importanti? Intanto le linee guida ci dicono che bisogna definire dei traguardi con criteri di tipo qualitativo e degli obiettivi di tipo quantitativo. E quindi questa è una cosa molto importante, perché per poter fare una valutazione di impatto noi dobbiamo avere degli obiettivi e dobbiamo avere degli indicatori. E questi indicatori, come vi farò vedere fra poco, sono appunto legati al tema del BES o degli SDGs, cioè degli indicatori dello sviluppo sostenibile. In più, ritornando al tema che vi dicevo, qui stiamo parlando di tempistiche molto molto ristrette, cioè il 31 agosto 2026 è praticamente dietro l'angolo, se teniamo conto della macchina burocratica italiana, per cui qualsiasi gara d'appalto fatta con procedura normale finisce poi al TAR, e al TAR passa qualche anno prima che poi venga riattivata la procedura, poi si ritorna al TAR, poi fallisce l'azienda, e quindi i nostri tempi per gli appalti sono assolutamente poco compatibili con queste tempistiche 2026 che vediamo qui. Ancora, è necessario poi che i comuni che saranno i destinatari finali di queste risorse, o gli enti pubblici territoriali in generale, ma anche le varie organizzazioni che saranno destinatari di queste risorse, tengano in qualche modo conto del fatto che il 36%, il 37% dei soldi andrà spesi per misure a favore del problema del clima, quindi del cercare di ridurre il problema anche dell'inquinamento e migliorare la qualità del clima, ma un 20% minimo devono essere destinate alla digitalizzazione. E soprattutto tutte le risorse devono essere attribuite nel pieno rispetto del principio del non nuocere, ovvero dobbiamo verificare anche la resilienza ai cambiamenti climatici rispetto ai nuovi investimenti, alle varie infrastrutture. E quindi poi ci saranno tutta una serie di strumenti finanziari che verranno messi in atto, sfruttando al meglio quella che è la leva privata, perché ricordo che per la maggior parte dei casi si tratta di prestiti. Ora, anche per quanto riguarda il PNRR, bisognerà fissare degli obiettivi e dei traguardi. È stato già indicato che saranno necessarie alcune riforme, fra queste anche la riforma del sistema della giustizia, perché è chiaro che con certi anelasticità del mercato, con certe vischiosità, è difficile pensare di poter veramente rimettere il paese in marcia. E ancora, si vede una previsione, è proprio esplicitamente prevista la costruzione di un sistema di monitoraggio, di riforme e di investimenti in raccordo con il Piano Nazionale della Riforma. Di questo aspetto della valutazione, di impatto, ne ha parlato più volte, come portavoce dell'ASVIS, il presidente, quindi l'Associazione dello Sviluppo Sostenibile, ne ha parlato più volte quello che all'epoca era il portavoce dell'ASVIS, ma oggi è il ministro Giovannini, e questo tema è centrale rispetto a quello che
si sta facendo, tant'è vero che presso i ministeri si stanno attivando diverse task force che andranno in qualche modo a misurare quello che è quelle che saranno le risorse disponibili, tenuto conto anche di un altro aspetto importante, che il vero ammontare, l'ammontare effettivo di circa il 30% del programma che l'Unione Europea pensa di destinare all'Italia è condizionato dalla caduta del PIL, nel senso che un 30% delle risorse è in qualche modo ancora non ben definito, perché dipenderà se la cura riuscirà a far sì che l'economia riparta oppure no. Per cui la domanda che io vi ponevo, diciamo, nella prima parte del mio intervento era: ma abbiamo dei dati che siano utilizzabili per la valutazione di politiche pubbliche? Ma soprattutto, li abbiamo al giusto livello di disaggregazione, al giusto livello di granularità? Perché se noi chiediamo al comune di mettere su un piano strategico, siamo proprio sicuri che i BES funzionino a livello comunale e che si possa disporre di dati così dettagliati? La risposta mi lascia abbastanza interdetto, perché in questi mesi ho fatto con dei collaboratori dei sondaggi, dei carotaggi, e andando a vedere gli indicatori di BES, mentre come vi dicevo nella prima parte dell'intervento, i BES a livello nazionale sono almeno aggiornati al 2018, quando iniziamo a scendere a una scala molto più bassa e quindi iniziamo a vedere i BES a livello regionale, a livello locale o addirittura a livello comunale, ebbene il livello di aggiornamento di questi dati è sicuramente molto molto più basso. Quindi in molti casi si dovranno prendere decisioni utilizzando dati che non sono aggiornati e in molti casi non sono proprio disponibili. E quindi noi andiamo a definire delle priorità di intervento e andremo a utilizzare questo tipo di indicatori proprio per capire qual è l'effetto che le varie politiche potranno avere. Grazie Corrado. Allora, abbiamo ancora sostanzialmente 8 minuti. Siccome io sono stato molto lungo, lascerai volentieri la parola a Fabrizio Michele per fare un ulteriore giro e poi diciamo un paio di minuti a testa e poi chiudiamo. Dobbiamo chiudere tassativamente entro le 11, quindi. La domanda era fondamentalmente come se ne esce, no? Da una parte con i committenti abbiamo responsabilità, anche noi ce cioè dobbiamo in qualche modo fargli vedere che c'è un altro modo di arrivare a delle conclusioni valutative senza avere questa, come dire, questa pretesa di rispondere a tutto attraverso gli indicatori, proprio per quei problemi che abbiamo visto, no? Ad esempio l'aspetto sull'ex post che arriva sempre troppo tardi rispetto a quello che è la richiesta della Commissione. Dall'altra parte, secondo me, dobbiamo cercare di capire che trasferire la cultura della valutazione ai committenti è qualcosa che ha meno a che fare con i metodi, ma molto più a che fare con le domande di valutazione. Quindi dobbiamo essere bravi a fargli capire l'importanza di porsi le giuste domande di valutazione. Sui big data al volo, sì, servono delle competenze specifiche, nel nostro caso abbiamo un gruppo di agronomi, quindi è necessario che il dato che arriva dal satellite, dalla sensoristica satellitare, sia elaborato rispetto a quello che è l'obiettivo anche qua sempre che deve restituire in qualche modo quel dato. Quindi se si tratta di vegetazione ci sono dei parametri che riguardano la sensoristica infrarossi e non infrarossi, se si tratta invece di aspetti che riguardano la biomassa, la risorsa idrica, sono dei modelli che hanno invece a che fare con i bilanci idrici delle piante proprio. Però l'altro aspetto è proprio il rispetto al big data, cioè te devi alla fine devi collegare quel dato con altri, no? E quindi devi collegarlo con altri dati che hanno a che fare con l'interazione umana, no? Perché se no abbiamo semplicemente un termometro che ci dice che quel terreno
sta in difficoltà, produce proprio poca biomassa, usa molta acqua, ha avuto un cambiamento di uso del suolo, ma dobbiamo metterlo in contatto con l'altra parte. E su questo versante qua siamo un po' più indietro, cioè si sta molto più avanti, soprattutto in termini di business, su ciò che ha a che fare con l'uso del machine learning per riuscire a capire qual è il profilo di reddito di uno che interagisce con Facebook, con LinkedIn o con qualsiasi altro social. Ci sta molto anche rispetto agli open data che sono forniti dalle amministrazioni, sulla sensoristica che viene usata sugli autobus, sulle centrali dell'aria e quant'altro. Però c'è sempre il problema poi di metterlo in relazione con qualcosa che ha a che fare con l'interazione umana e con l'interazione di quell'umano che devi riuscire a tracciare, no? Quindi qua si pongono dei problemi che sono oggetto di dibattito, che ha a che fare con l'etica, l'algoretica, la privacy. Sono troppi elementi che penso che non possano essere risolti qua. Grazie Fabrizio. Michele, 2 o 3 minuti anche per te, per Sì, chiudere. no, vabbè, mi riallaccio appunto sempre fine, tutto al discorso della qualità del dato. Problemi tecnologici tanto sono stati risolti e quindi c'è la capacità di raccogliere tanti indicatori oggettivi in modo rapido, perché poi la tempistica è fondamentale, perché Corrado l'ha evidenziato bene prima, la qualità del dato, quello ufficiale, viene raccolto, ma richiede dei tempi di controllo. Lì dove invece l'indicatore oggettivo, la temperatura, la destinazione d'uso del territorio, la quantità di acqua caduta. C'è un esempio in pratica di un'azienda vinicola che aveva sensori dappertutto, quindi andava a misurare tutto. Poi sì, ha ragione, Fabrizio, questi dati oggettivi devono essere collegati a che cosa? Sto realizzando il prodotto, il vino, la qualità del vino la misuro con un'analisi sensoriale, devo sviluppare un modello di misurazione, di valutazione che sia adeguato e poi alla fine di tutte le risorse che ho speso non è che devo partorire il classico topolino, quindi attenzione, sempre il discorso del trade-off tra le risorse e quello che sto misurando. Però le tecnologie ci sono per sviluppare modelli e le competenze sono diverse, quindi da soli non lo possono fare gli statistici, non lo possono fare chi si occupa di valutazione, non lo possono fare gli informatici e quant'altro. Bisogna lavorare insieme gli ingegneri. L'altra cosa per quanto riguarda l'altro tipo di problema, 30 secondi, il discorso della valutazione dell'outcome è perché il problema temporale ci sta, però noi abbiamo il vantaggio che possiamo valutare tante politiche che abbiamo realizzato 20 anni fa, 30 anni fa, abbiamo tutti i dati di quel determinato progetto. Il problema è che rispetto a quel progetto poi perdiamo l'interesse. E invece no, probabilmente chi si occupa di valutazione dovrebbe prestare più attenzione a quanto è stato realizzato e che tipo di risultati ha prodotto. In quel caso io non ho da generare nuovi dati, che è il problema principale, cioè semplicemente da analizzare quelli che già ho raccolto, già sono stati prodotti nel passato. Una correzione nella sintesi delle slide e nella fretta di quello che ho detto. Ho detto che è stata eliminata la valutazione ex ante. Giustamente Chiara Sumiraschi mi ha fatto notare che è stato eliminato l'obbligo di fare il rapporto di valutazione ex ante, non la valutazione ex ante. E il Dipartimento per le politiche di coesione ha dato indicazioni di fare la valutazione ex ante. Così questo per correggere un'informazione che magari era distorta. L'altra cosa, niente, volevo chiudere ringraziando ovviamente tantissimo Corrado e Michele, ringraziando la Società Italiana di Statistica. Mi sembra che abbiamo fatto un buon lavoro, ci siamo confrontati come era nelle nostre migliori intenzioni e speriamo di poter continuare a confrontarci, a dialogare in modo da portare avanti questa collaborazione tra l'Associazione Italiana di Valutazione e la Società Italiana di Statistica. Quindi vi ringrazio davvero. Non so se Gabriele, che penso che sia ancora presente, vuole salutare anche lui.
i nostri amici della Società Italiana di Statistica. Soltanto appunto mi accompagno e seguo il ringraziamento tuo a questa sessione che ho trovato estremamente produttiva, ricca, stimolante. Chiaro che il dibattito dovrà necessariamente andare avanti, ma su questo e sui punti che avete toccato adesso sappiamo di poterlo fare insieme, insomma, e questo è un elemento molto importante. Grazie e grazie ancora. Sono sicuro che i risultati verranno presto fuori di questa collaborazione, per cui lieto di aver partecipato. Proseguiremo un po' a seguire anche i vostri lavori e un caro saluto a tutti quanti.